benvenuti. Sono contenta che il nostro relatore di oggi, il dottor Walter Vannini, sia qui con noi. Io ho l'incarico di darvi il benvenuto da parte del Comune di Rimini, da parte del team Open Data all'interno del Comune di Rimini. Consentitemi di fare un nome, soltanto uno, che è quello della dottoressa Anna Maria Rabitti. Non è solo lei che si è prodigata in grandi energie per organizzare questa giornata assieme a altri tantissimi eventi che vengono fatti qui al laboratorio aperto, ma insomma, menzionando lei, vorrei menzionare tutte le persone che con lei hanno collaborato all'organizzazione di questa giornata e che collaborano tutto l'anno per tenere viva la sensibilità sui dati, in particolare sugli open data, che sono quelli che pubblica il Comune di Rimini, ma insomma più in generale sui dati. I dati ci interessano tutti. L'ultima volta che ho introdotto un evento qui al laboratorio aperto parlando di dati, avevo detto che i dati oggi sono il nuovo petrolio, una frase fatta che abbiamo già sentito, e sono un'industria estrattiva da tutti i punti di vista, no? Nel senso che noi popoliamo e cediamo un sacco di dati che poi dopo vengono raffinati, cioè aggregati in modo da produrre delle informazioni che sono di rilievo. Prima o poi avremo il frigorifero intelligente che non solo ci avvisa che la mozzarella sta scadendo, ma che ci dice anche che noi preferiamo comprare lo stracchino e quindi, diciamo, ci riempierà il carrello della spesa in automatico. Oggi non parliamo più del fatto che i dati sono un'industria estrattiva, questo lo sappiamo. Il tema è di chi sono questi dati. Nel senso che il GDPR, che è un regolamento europeo che è uscito nel 2016, vero, maggio del 2016, ha cercato di riportare la proprietà dei dati in capo al singolo individuo, quindi i dati miei sono soltanto miei, non sono di chi me li gestisce, e quindi, diciamo, da parte di chi me li gestisce serve un'attenzione particolare, e il fatto che i dati siano miei ci può indurre a chiederci: ma allora chi li ha? Li può vendere, li può cedere, mi deve informare, che cosa deve fare? Il regolamento è del 2016, ma come tutti sappiamo è stato adottato allora, però insomma con la prospettiva di entrare in vigore a partire dal maggio del 2018. 25 maggio 2018, una specie di data che quasi ha sconquassato le nostre abitudini di cibernauti, perché all'improvviso abbiamo ricevuto un sacco di spam nella posta di soggetti con i quali avevamo chiuso i rapporti da anni, e magari i rapporti precedenti erano stati una singola attività, che ci hanno detto: ma allora mi autorizzi a gestire i tuoi dati? E uno dice: ma chi te li aveva mai dati, i miei dati? No? Dico, chi ti aveva mai detto niente? E questo è stato un primo scossone, però secondo me il vero impatto del GDPR ancora non l'abbiamo proprio davvero, metabolizzato fino in fondo. Un altro scossone c'è stato all'inizio di quest'anno, quando è arrivata la fatturazione elettronica. E allora anche lì, tra privati, però per metterti fattura mi devi dare i tuoi dati, ma se mi devi dare i tuoi dati, come li conservo? Come mi posso impegnare a tutelarti? Il tema quindi è di interesse per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i privati che si trovano a gestire una marea di dati, è di interesse anche per il singolo cittadino che giustamente vuole per esempio il diritto all'oblio, che adesso non è più diritto all'oblio, è un diritto alla cancellazione del dato. E quindi, diciamo, ci sono tanti aspetti di sensibilità sui quali è bene essere più informati. Allora il Comune di Rimini ha il privilegio di ospitare oggi un esperto di dati che è un collaboratore di lunga tradizione del Comune, nel senso che prima ricordavamo ha collaborato all'Agenda Digitale nella sua stesura di 3 lustri fa circa, e ha collaborato col Comune di Rimini a numerosi interventi all'interno di Pane Internet, che sono dei percorsi di alfabetizzazione, diciamo di avvicinamento all'uso delle tecnologie digitali, magari anche per le generazioni che hanno meno dimestichezza, oppure per chi comunque ha, come dire, per ridurre il digital divide, no? Per usare una parola inglese che sono un po' antipatiche, perché abbiamo un italiano bellissimo, però talvolta sono più efficaci, perché rendono più immediatamente un concetto che in italiano si renderebbe magari con un giro di parole un pochino più lungo. È difficile presentare in 2 parole Walter Vannini, nel senso che si occupa di dati da prima che andasse di moda occuparsi, di dati, e quindi ha grande esperienza in questo. Adesso recentissimamente si occupa di podcast, lo dicevo con lui, ho ascoltato un pezzettino della sua trasmissione radio oggi venendo in treno, ve lo consiglio perché è davvero gustoso. Grazie Walter per essere qui, io mi siedo dall'altro lato e quindi buon pomeriggio. Passaggio del testimone. Beh,
Ok, dai. Va bene. Salve, buongiorno a tutti. Grazie al Comune che mi ha invitato, conoscendo come parlo quando parlo. E perché siamo qui oggi? Qualche idea? Allora, questo non è il corso di inglese, assolutamente. Il titolo diceva GDPR, diritti e doveri. Idea su cosa sia il GDPR, una manina, qualcuno che dice sì, io il GDPR l'ho sentito, non ci ho capito niente. Ok, qualcuno con un minimo di sincerità c'è. Bene, allora diciamo, questo benedetto GDPR, ok, è un regolamento europeo, è entrato in vigore 2 anni fa, è pienamente operativo dal 2018, il famoso 25 maggio. 25 maggio 2018 sembrava il millennium bug per chi era vivo all'epoca, no? Cioè il 26 non sarebbe mai arrivato, saremmo morti tutti immediatamente prima. È venuto il 26 di maggio e non è successo assolutamente niente. Questo è abbastanza comune. Perché non è successo assolutamente niente? Perché non doveva succedere assolutamente niente. Era una scadenza come qualsiasi altra cosa. Significa che se entro quella data non eri rispondente ai dettami del GDPR e qualcuno se ne accorgeva, potevi essere in mora. Se poi nessuno se ne accorge, noi che siamo in Italia lo sappiamo bene, todo scaveros, no? C'è il limite a 110 sull'autostrada? Sì. Se non c'è l'autovelox vado anche a 160. Quindi vabbè. C'è stato un po' di diciamo un po' di propaganda su quello che era il significato della scadenza. Che cos'è questo GDPR? Allora, il GDPR di solito è spiegato, purtroppo spesso anche da gente come me, spesso anche da me per motivi di brevità, no? Diciamo, il GDPR è la nuova legge sulla privacy. No? Uno dice, vabbè, ok, dando per assunto che quando uno dice la nuova legge sulla privacy capiamo cosa stiamo dicendo, ok? Che è un'ipotesi un po' forte qualche volta, perché non è che proprio l'abbiamo capita così bene questa privacy in 22 anni che c'è stata la legge 196. E c'è un problema, il GDPR non è una legge sulla privacy, detto in termini molto semplici, è una legge sulla protezione dei dati, che include anche la privacy fra le tante cose, ma non è la privacy, non c'è una sovrapposizione completa fra le due cose. Il GDPR è molto di più della vecchia legge sulla privacy. Questo spiega anche perché moltissime aziende, moltissime pubbliche amministrazioni, anche qualche comune, sono un po', come dire, lenti nella piena adozione dei dettami di questa nuova legge. Perché effettivamente ci sarebbero... Non è che ci siano neanche tante cose da fare, ci sono tante cose da capire. Allora, prima l'assessore giustamente diceva i dati sono il nuovo petrolio, che è la metafora universalmente riconosciuta. C'è un problema, i dati non sono il nuovo petrolio, i dati sono il nuovo amianto. Ok? Pochettino più complicato. Nel senso che sì, servono, fanno tutto quello che devono fare e poi smaltiscili. Uno dice sì, ma anche il petrolio inquina. Sì, però è una catena un po' più lunga. Ci abbiamo messo un paio di secoli ad accorgersene. Okay? Con l'amianto nel giro di qualche decennio ci siamo accorti che e mo cosa ci facciamo? Con i dati è la stessa cosa. Ok. Prima si parlava di industria estrattiva, no? Di proprietà. La proprietà dei dati, no? I famosi dati personali. Poi magari a parte ci spieghiamo cosa sono i dati personali e cosa non sono dati personali. Ma c'è questa idea di proprietà. Giustamente l'assessore diceva, il GDPR ha ristabilito che la proprietà del dato personale è la persona a cui quel dato si riferisce. Ok? Sì. Ma bisogna capirsi, proprietà è una parola molto precisa. Okay. Io ho la proprietà di questo oggetto del demonio, okay? È mia proprietà, quindi lo posso vendere, posso buttarlo via, posso tenerlo in tasca e dimenticarmelo. Come faccio a fare la stessa cosa con i miei dati personali?
i dati in quanto bene intangibile io li do a lei in cambio di un pagamento o anche no, ma non è che dopo io ne rimango privo. Ok? Quindi che razza di proprietà è che io la condivido ma dopo ne abbiamo due anziché una? Non quadra esattamente con la nostra idea di proprietà. Ok? Ma anche se volessimo proprio farla quadrare a tutti i costi, dopo io do i miei dati a lei o a lui o a qualcun altro. E poi chi è il proprietario? Uno dice il GDPR stabilisce che il proprietario rimani tu. Ok. E allora l'altra persona che cos'è? È l'utilizzatore. Già qui ci stiamo un pochettino più avvicinando. Quindi io non sono il proprietario in senso stretto. Ok? Perché non ho una vera proprietà da alienare, da dare a qualcun altro. Però questo qualcun altro che riceve una copia dei miei dati, una copia, sia chiaro, è in effetti un utilizzatore. In effetti il GDPR dice che chi riceve i miei dati ne è un custode temporaneo. Non è che glieli do e poi lui se li tiene per sempre e ci fa quello che vuole. Non esiste. Perché? Perché i dati sono miei. Potranno non essere una proprietà, ok, però sono miei. Questa è una cosa molto importante perché una cosa che viene detta estremamente di rado è che i nostri dati, okay, le tracce che noi lasciamo quando navighiamo su internet, la nostra ombra digitale, come viene chiamata alcune volte, non parlano di noi. I nostri dati siamo noi. Nella misura in cui questa è una società dell'informazione, i miei dati sono me. Magari non tutto me, ma sicuramente una parte. Okay? Perché? Perché sulla base di questi dati alcune cose succedono o non succedono nel mondo reale. Quindi non è una storia che viene raccontata su di me, è qualcosa che mi succede. Ok? Uno dice, ma no, ma che roba strana. Pensate se io andassi nell'archivio del comune e facessi risultare che voi siete morti. Un paio di settimane non succedono niente. Poi cominciano a succedere cose strane. Contratti che vengono cancellati, cose che improvvisamente non potete più fare. Andate in banca, dice no, guardi, purtroppo ci è arrivata comunicazione che lei non può. No, ma veramente sono qui. Ok? La pensione non arriva più. E uno dice, non è carino quando non arriva più la pensione. E uno dice, cioè, noi siamo il paese che ha l'attestazione autentica di stato in vita, okay? Cioè, non stiamo parlando di cose di fantascienza. Okay? Quindi, ripeto, i nostri dati siamo noi. Siccome siamo noi, chi vuole fare qualcosa con noi, intanto ci deve chiedere il permesso e poi deve fare questa cosa in un modo con cui noi siamo d'accordo sostanzialmente. Ecco, questo è esattamente il modo in cui non funzionano le cose. Finora. Il GDPR dice che dovrebbero funzionare così, uno apre la finestra, guarda fuori e dice no. Perché? Perché quello che succede in questo momento è che va bene le piccole aziende, eccetera, eccetera, ma soprattutto i grandi conglomerati dell'economia del dato, le piattaforme, i GAFAM, no? Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Dice, cosa c'entra Amazon? Amazon è semplicemente il più grande fornitore di servizi cloud al governo degli Stati Uniti. Vedete? Più N altri governi in giro per il mondo, naturalmente. Facebook, ovviamente, bene o male lo conosciamo. Magari non lo usiamo, ma Facebook ha comunque un suo dossier su di noi. Sono cose che fa piacere. Quindi c'è questa discrasia in questo momento fra quello che dovrebbe essere a termini di legge e quello che invece è nella vita di tutti i giorni. Come facciamo a risolvere questa discrasia? Tocca un po' rimboccarsi le maniche. Il GDPR ci garantisce dei diritti
Dice, sì, noi cittadini europei abbiamo dei diritti. No, il GDPR garantisce dei diritti, non garantisce dei diritti ai cittadini europei, che è l'idea americana del diritto. No, c'è il diritto a questa cosa se sei americano, se non sei americano non c'è diritto a questa cosa. No, noi abbiamo un po' più di storia alle spalle e noi ad Atene facciamo così. No, le cose funzionano in un certo modo. Il GDPR dice esattamente questo, ci sono dei diritti. Poi tu sei, appunto, americano, sei in Europa, sei soggetto al GDPR. Perché? Perché sei in Europa facciamo così. Invece se sei europeo e vai negli Stati Uniti non sei soggetto al GDPR. Perché gli Stati Uniti, fino a prova contraria, sono un altro paese sovrano che non è l'Unione Europea. Questo è il significato di diritto. Questa è una cosa interessante, perché se uno fa 2 più 2 dice, ma allora scusa un attimo, Facebook sta a Menlo Park in California, bello, però io sto qui. E come la mettiamo? Perché io sto qui, tu stai trattando tu Facebook i miei dati a Menlo Park, a Singapore, dove vuoi tu, me ne frega niente, però io sto qui. Nell'Unione Europea, e il GDPR dice che io nell'Unione Europea, riguardo al trattamento dei miei dati, ho certi diritti. E quindi se tanto mi dà tanto, tu Facebook, tu Google, tu Amazon, tu chiunque, finché tratti i miei dati di me che sto in Europa, rispondi al GDPR. Questa è una cosa devastante, se ci pensate. Infatti le piattaforme hanno fatto le carte false per evitare che questa cosa passasse. Miracolosamente, perché qualche volta succedono pure dei miracoli, siamo riusciti a farla passare. Allora che cosa hanno fatto le piattaforme? Hanno detto, beh, sai cosa c'è? Allora, visto che noi per essere pienamente rispondenti, perché loro sono quelli che noi ci teniamo alla tua privacy, no? Quindi se c'è il GDPR, cavolo, si muovono. Allora Facebook dice, ok, allora sai cos'è? Per tutti i trattamenti relativi all'Unione Europea vale Facebook Irlanda, il quartier generale di Facebook a Dublino e dintorni. Okay? Per un paio di mesi c'è stata anche questa idea balzana che Facebook avesse detto di voler estendere a tutti gli utenti Facebook le stesse protezioni che il GDPR garantiva agli utenti nel territorio dell'Unione Europea. E uno dice, mazza, oh Zuckerberg, massiccio. Vedi che ha capito veramente, guardandolo in faccia, riuscire a dire ha capito senza avere un attimo di sconcerto, devo dire risulta ancora difficile. Okay? Però poteva sempre essere, perché a volte, dicevamo, i miracoli possono pure succedere. Poi si è scoperto che invece per tutti gli utenti che non stavano nel territorio dell'Unione Europea, Facebook, tomo tomo, cacchio cacchio, ha spostato fuori dai confini dell'Unione tutti i trattamenti. Invece, come cavolo hanno fatto? Hanno sudato, perché fare questo genere di cose alla scala a cui opera Facebook, che ha circa un paio di miliardi di utenti in giro per il mondo, non è facile. Ok? Pensate all'ultima volta che avete dovuto spostare una stampante da un piano a un altro piano, o da un ufficio a un altro ufficio. Ok? Lo moltiplicate per 500 milioni di volte. Questo è più o meno il livello di difficoltà che Facebook ha dovuto affrontare per dire, sai che c'è? C'è il GDPR di qui, ma noi stiamo di qua. Bene. Quindi tutto sta andando bene? Sta andando bene? No, non sta andando bene. Sta andando malissimo. Perché stanno cercando tutti i giri possibili e immaginabili per, con un termine molto alato, infinocchiarci. Ad esempio, avete sentito che Google è stato multato dallo CNIL francese per 50 milioni di euro? 50 milioni sono una goccia nel mare per Google, ok? Però insomma, cominciamo 50 milioni, poi ne riparliamo. Questa è una storia interessante. Perché? Perché il GDPR dice, allora, se tu tratti i dati di cittadini europei
a me non importa dove li tratti, ma sei soggetto al GDPR. E mi devi dire chi è il tuo rappresentante nel territorio dell'Unione, cioè quello che effettivamente prende le decisioni, diciamo così, operative per tutto quello che riguarda il trattamento dei dati nel territorio. Okay, tu puoi essere una multinazionale, ci sta, ma nel territorio dell'Unione qualcuno deve pensare al mercato Europa. Mi devi dire chi è. E Google giustamente ha detto, beh, Google Ireland. Benissimo. Che cosa è successo il 25 maggio? Il 25 maggio due associazioni senza fini di lucro, la Quadrature du Net e NYOB, sta per None of Your Business, austriaca, il 26 praticamente hanno presentato degli esposti, dei reclami, come si chiamano, a un paio di garanti in giro per l'Europa dicendo, guardate, secondo noi Google non è pienamente rispondente al GDPR quando si tratta di decidere come funziona la personalizzazione delle pubblicità quando compro un telefonino Android. Voi sapete, chi di voi ha un telefonino Android, sapete che non puoi avere un telefonino Android e farlo anche funzionare a meno che tu non abbia un account Google. Ok? Fin qui potremmo anche arrivarci. Il problema è che non puoi avere un account Google senza avere tutti i tipi di profilazione possibili e immaginabili automaticamente attivi. Questa cosa non va bene, perché c'è un problema di consenso, come lo chiama GDPR. Google dice, sì, no, ma i settaggi di partenza possono essere modificati, sì, in linea teorica, no? Come dicono i matematici, in un tempo finito, che vuol dire entro il termine dell'universo, ok? Non necessariamente entro il termine della tua vita. In un tempo finito è possibile modificare i settaggi di Facebook. Vai nei menu, sottomenu, schermate, sottoschermate, eccetera, eccetera, e poi forse ci riesci. Poi cambi telefonino e riparte tutto da capo. Non è una cosa proprio grandiosa. Allora, le autorità che hanno ricevuto questo reclamo dicono, vabbè, abbiamo ricevuto questo reclamo, verifichiamo. L'autorità controlla sul tabellone e dice, allora, Google Irlanda. Quindi, perché c'è il problema del cosiddetto stabilimento? Perché è importante sapere chi in Europa risponde per Google? Perché Google, che è un'azienda, è sul mercato per fare dei soldi, come tutte le aziende, non è che può stare lì a rispondere a 29 autorità per la protezione dei dati in giro per l'Europa. No? D'accordo che in Europa facciamo così, però un minimo. Allora il GDPR dice, tu, Google di turno, rispondi a quell'autorità nazionale della nazione in cui tu scegli di avere la tua sede per l'Europa. Non fa una piega. Stanno tutti in Irlanda. Allora, il garante che riceve il reclamo, in questo caso ha il dovere di interfacciarsi col garante irlandese, perché è il garante irlandese a portare avanti la pratica, come diremmo in Italia. Si parlano, ciao, come va? Casa tutti bene? La moglie, i bambini, bibibibò. E dice, senti, ma Google Irlanda? Il garante irlandese gli dice, guarda, Google Irlanda non è che... Sì, bravi, bravi ragazzi, lavorano... Tutto quello che vuoi, pagano le tasse, poche. Google ha pagato qualcosa tipo l'1% in tasse negli ultimi esercizi. Dice, sì, però sai cosa c'è? Tutte le volte che noi andiamo lì a chiedergli qualcosa, questi ci dicono, ah sì, aspetta, e poi chiamano Mountain View. Dice, scusa, ma sono in Irlanda o sono a Mountain View? Stati Uniti. Dice, no, sa tanto che in Irlanda sono un po' passacarte, diciamo così. Bravi, però decidono da un'altra parte. Ah, il punto è che se decidono da un'altra parte, liberi tutti. Il GDPR dice, se tu vuoi fare il furbo e mi dici di essere stabilito in un paese, di avere la sede in quel paese lì, ma poi in quel paese lì c'è una segretaria che risponde alle telefonate e inoltre i fax,
Non è vero che hai la sede in quel paese lì. E quindi non si vede perché noi dobbiamo risparmiarti la fatica di rispondere a 29 autorità per la protezione dei dati diverse. Rispondi a tutte quelle che ti interpellano direttamente, tanto sei soltanto un passacarte, invece di passare una carta ne passerai 29, amen. E la cosa ancora più divertente è che ciascuna di queste 29 autorità, nel caso, può irrogare una sanzione. 50 milioni. È proprio... Ci sono ministri nel nostro governo che per 50 milioni, non dico ti vendono la mamma, però sono soldi 50 milioni, eh. Questa è una cosa interessante del GDPR. Perché è stata data questa multa? È stata data questa multa per tutta una serie di motivi comprensibili. Una delle cose divertenti del GDPR è che se voi lo leggete, dove è finita? Poi avevamo una copia del GDPR. Ah, eccola qua. Il GDPR è questo aggeggio qua. Uno lo vede e comincia a sudare, dice è un tomazzo terrificante. Beh, sì, è un tomazzo. Ma non è terrificante. Poi se a naso voi saltate tutta la prima parte che si chiamano considerando. I considerando sono quelle cose che si mettono per far vedere che stai facendo una roba importante, no? Per cui salti di botto praticamente metà del GDPR, arrivi verso pagina, vediamo un po', arrivi qui che è più o meno a metà. Comincia articolo 1, articolo 2, cioè... I primi 36-40 articoli sono interessanti, il resto sono pugnette così per fare un po' più di avvocatura sostanzialmente. Okay? Però i primi 40 articoli sono veramente importanti. E la cosa incredibile per me che non ho fatto legge è che si capisce cosa vogliono dire. Ad esempio, si capiscono i principi su cui il GDPR si fonda. Il GDPR si fonda su una prima cosa, su una specie di archeprincipio, che naturalmente non compare, perché la perfetta coerenza è quella virtù dei sassi che giacciono in fondo all'oceano, naturalmente. No? Quindi il principio più principioso di tutti viene dato tacitamente. E il principio più principioso di tutti dice una cosa fondamentale. Dice, tu i miei dati personali non li puoi trattare. Semplice, semplice. L'articolo 2 dice, tranne che, ok? Quindi il trattamento dei dati personali è un'attività che di sua natura non si può fare, tranne quando è lecito, che è il contrario esatto di come funzionano le cose di norma, che si possono fare tranne quando sono vietate. Questo vi dà l'idea dell'importanza che questa cosa del trattamento dei dati personali ha per quelli che il GDPR l'hanno scritto, che non sono proprio personcine di primo pelo, no? Sono gente che di legge ne mastica e ne mastica anche tanta. Il GDPR nasce dopo 22 e passa anni di legge sulla privacy, nella quale di cose ne abbiamo imparate. Prima fra tutte, quella che la privacy non basta. Lo scandalo di Facebook Analytica non è avvenuto in violazione della privacy. Non c'è stata nessuna violazione di privacy lì. Il problema è che hanno fatto quel che hanno fatto. Quindi ci sono dei principi. Ma prima di parlare di questi principi, parliamo di a che cosa si applicano. Questi famosi dati personali. Il problema di capire cosa sono i dati personali è capire cosa non sono i dati personali, perché tantissime cose sono un dato personale. Quasi tutto quello che si riferisce a una persona è un dato personale. Per questo dico che i nostri dati siamo noi. Nome e cognome? Beh, cacchio, più di quello. L'indirizzo? Certo. Il numero di cellulare è un dato personale. Dicevo, ma è un numero. Sì, ma è il mio numero di cellulare. Non è il suo. L'altezza, il peso, il colore degli occhi, la fotografia. Pensate a quante foto si fanno girare su Instagram. Ognuna di quelle singole foto è un dato personale anche molto importante. Ma cosa sarà una foto? Io ho una foto di un marito in una situazione un po' compromettente, se qualcuno è interessato.
Però è una foto, eh? Non è niente di trascendentale. Tranne per qualcuno. Numero di targa, patente, se porto gli occhiali. Se porto gli occhiali addirittura è una cosa un po' più personale delle altre. Sono quelli che si chiamavano dati sensibili, che è un'altra delle cose che sono sempre state capite al contrario. I dati sensibili non sono quelli a cui noi siamo sensibili, sono quelli che per legge vengono definiti come dati sensibili. Quindi l'importo del mio conto corrente in banca non è un dato sensibile, sono io che sono sensibile alla sua, come dire, ridicola insulsaggine, ok? Qui deve essere preciso. Ok. I dati sensibili adesso si chiamano particolari perché? Per far vedere che è stato fatto del lavoro sostanzialmente. Sono tutti quelli che erano dati sensibili prima, quindi tutto quello che riguarda, come mnemonica io uso, dico sesso, religione, morte, per cui l'orientamento sessuale, uno o plurimo che possa essere, l'affiliazione religiosa, o politica o filosofica, questa è una roba meravigliosa, quindi se sei buddista, è un, o anche stoico fondamentalmente, è un dato particolare. Okay? Tutto quello che attiene all'affiliazione politica o sindacale, tutto quello che attiene al nostro stato di salute, quindi il fatto che io porto gli occhiali per vederci, è un dato sensibile. Tutto quello che afferisce alla sfera genetica. Qualcuno di voi ha fatto quegli esami del DNA che si fanno via internet, tipo 23andMe, tipo Ancestry.com? E tutte le misurazioni biometriche, quindi l'impronta vocale, l'impronta dell'iride, l'impronta digitale che noi, senza proprio colpo ferire sul telefonino, perché sennò che palle ricordarsi la password, tutti i dati sensibili. Okay? Adesso si chiamano particolari, tanto per fare confusione, ma ci stiamo capendo. Perché questi dati sono, come dire, più personali degli altri? Perché il GDPR non tutela la privacy. L'abbiamo detto all'inizio, il GDPR non è la nuova legge sulla privacy. Il GDPR non garantisce la privacy. Il GDPR tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali. Oh, tanta roba. Qui c'è il nonno partigiano che viene fuori dalla tomba col pugno alzato. Adesso, io lo dico per ridere, ma queste sono cose importanti. I diritti e le libertà fondamentali. La privacy è una di queste, ma non è l'unica. Quindi perché questi dati sono più importanti? Perché sono quelli che possono fare più danni ai miei diritti e libertà fondamentali. Sapete quelle cose scritte nella Costituzione? Io, come qualunque italiano, non ho letto la Costituzione, quindi ne parlo così, un po' a casaccio. No? Però mi ricordo il diritto di espressione. Mi ricordo la libertà di movimento. Mi ricordo che da qualche parte c'è scritto che non posso essere discriminato per il mio credo o per la mia appartenenza etnica. Intanto mi perdo le zeta. E quindi è chiaro che se da qualche parte, in qualche archivio, c'è scritto che io sono iscritto al tal partito o che simpatizzo per il tal altro partito, cacchio, quella è un'informazione che nelle mani giuste può sempre far comodo. L'archivio è potere. Noi in Italia lo dobbiamo sapere. Okay? C'è stato un ex 7 volte primo ministro, Presidente del Consiglio, che aveva un archivio, tutti sapevano che avesse un archivio, tutti. Lui diceva che era una fantasia. Qual è il problema? Spesso si dice, ah no, ma
Spesso si dice che palle sta privacy, non è che non si dica. Okay. Quelli che vogliono elaborare un po' di più sul concetto, a volte si spingono a dire sì, ma io non mi preoccupo perché non ho niente da nascondere. No, non fate così, l'avete detto anche voi, vi ho sentito, l'avete detto anche voi, ok? L'avete detto anche voi perché un po' di anni fa lo dicevo anch'io, poi ho cominciato a ragionare, fare 2+2, ok? Come ogni maschio adulto, verso i 35 anni improvvisamente succede qualcosa, no? E si attiva un neurone all'improvviso, così un momento... In alcuni diventa crisi di mezza età, altri invece diventano, non so, persone più o meno normali, diciamo così. Benissimo. Il problema del io non ho niente da nascondere, quindi non mi preoccupo, è una questione posta male. Perché il problema non è se tu hai qualcosa da nascondere. Ce l'hai. Il problema è cosa leggo io. Non è cosa scrive lei. Lazzarino, nei libri di Dumas, si diceva che avesse detto una volta, cardinale Mazzarino, ok? Si diceva che avesse detto, voi datemi 3 righe, 5 righe, scritte di suo pugno dall'uomo più probo di Francia, e io vi troverò abbastanza per farlo mettere a morte. Questo è quello di cui stiamo parlando. Non mi importa niente se non avete niente da nascondere, io ci trovo quello che mi interessa. E, sì, perché c'è gente anche là in fondo e vedevano il mio braccio destro, che è molto eloquente naturalmente, però diciamo che insomma la figura intera magari rendo un pelino meglio, e poi soprattutto i pomodori riescono ad arrivare. Ok, quindi dicevamo, come sa benissimo qualunque polizia segreta di qualunque mondo, non importa cosa raccogli, perché quando ti serve sai come farlo girare. Quindi la protezione dei dati personali Non significa che dobbiamo mettere alcune attività al coperto. Significa molto più semplicemente, ma anche molto più pesantemente, che non devo essere io a preoccuparmi di avere delle cose da nascondere, devi essere tu a non farti i cazzi miei. Nel GDPR non mi ricordo in che articolo, però c'è scritto qui, forse non considerando, qualcosa del genere. Ok? Tu non devi farti i cazzi miei, se non... in un certo senso, definito e ben contornato. Chiaro questo? Benissimo. Quindi, tutto questo preambolo, per dire cosa? Per dire che sta a noi preoccuparci. Noi cittadini, che è una cosa pesante essere cittadini, eh? In schiavitù si vive molto più tranquilli, assolutamente. Una schiavitù tranquilla è sempre da preferirsi a un'indipendenza travagliata, non ci sono paragoni. Si vive più a lungo, il viso è più disteso, l'epidermide è più brillante, non si gonfiano così tanto, assolutamente. E però... è una vita da schiavi. Noi cittadini abbiamo questi diritti. Tanto quali sono? Beh, ad esempio il diritto a che i nostri dati vengano trattati in modo lecito. Perché? Perché il GDPR dice chiaro e tondo che i dati non vanno trattati, tranne che... Ta, 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 ta. Per cui se siamo al di fuori del tranne, non è un trattamento lecito. E quindi va punito. Multato. Vanno trattati in una maniera tale che soltanto i dati strettamente necessari a ciò che voglio fare vengano trattati. C'è un mio amico, dice, io sono andato alle poste, dice, mi dispiace, no, non è finita, dico, ok, sono andato alle poste a aprire un libretto di risparmio per mio figlio. Ok. Dico, ci sei riuscito? No. Ah beh, già terreno più conosciuto, diciamo, no? Siamo già a casa.
Dico no, perché sono arrivato lì e mi hanno chiesto il codice Ateco. E dico, scusa, cosa c'entra il codice Ateco con... E no, perché dice che non lo sa, sostanzialmente. Quindi questo poveraccio è andato alle poste, l'hanno fatto tornare con la moglie, perché non si sa mai. Dopodiché gli hanno chiesto codice fiscale, nome, cognome e come si chiama, il codice fiscale, la partita IVA, il codice Ateco su cui era la partita IVA. Poi gli hanno detto, no, guardi che il codice Ateco non va. Dice, scuse, cioè, te l'ho dato io il codice Ateco. No, non è corretto. Torna la terza volta, dice, sì, effettivamente l'avevo ricopiato male. Ah, sì, vede, fin lì, ok. Il giorno dopo, a mente fredda, dice, ma loro esattamente come hanno fatto a... E si scopre che quando tu vai lì, gli dai il numero di partita IVA e loro controllano qual è il tuo codice Ateco. Poi te lo chiedono, perché vabbè. Fin qui, ancora. Poi cominciamo con... Perché lui non è andato lì per sé, è andato lì per aprire un libretto per il bambino. No? Bambino, ragazzino, sono 14 anni. Fatto 1,85 m, vabbè, ok. E c'è questo da firmare. Dico, firmo, no, è per il bambino. Ma in che senso? Allora, è successo questo, che hanno fatto fare al bimbo una firma, sapete, su quelle tavolette che adesso usano in posta per far vedere che loro sono avanti, no? Le raccomandate continuano a rimanere indietro, ma in posta vanno avanti, grazie a Dio, e gli hanno fatto fare una firma su quel tavoletto infernale, una firma grafometrica si chiama, e te la fanno rifare quelle 5, 6, 7 volte, come nel mio caso, perché tu non riesci a fare due firme che siano identiche. Quindi il software, per capire che sei sempre tu che stai firmando, ci mette un tot, ok? Poi vorrei vedere con uno che rifà la mia firma cosa di... però lasciamo perdere, ok. Al ragazzino, dice, ah, dobbiamo fare queste firme. E lui dice, ma perché? E no, perché così l'algoritmo si abitua alla firma. Già lui lì, mezzo toscano, quindi cominciavano a ruotare in una maniera proprio... No? E alla fine che cosa ha scoperto? Ha scoperto che quelle firme grafometriche del ragazzino servivano a firmare il modulo di accettazione della raccolta della firma grafometrica del ragazzino. Lo ridico piano? Gli hanno fatto firmare un documento in cui accettava di firmare quel documento. Ma gliel'hanno fatto firmare prima, quindi è un serpente che si mangia la coda. Qui già lui era incazzato come uno yeti, sostanzialmente. Poi è anche grosso, quindi quando è incazzato si vede. E non basta, perché il giorno dopo ha scoperto che le famose poste triangolano i vari dati che raccolgono, per cui lui ha avuto problemi aggiuntivi, perché 15 anni fa aveva tentato invano, come tanti fra noi, di aprire una banco posta, la prepagata per acquistare le cose su internet, non c'era riuscito perché si era incartato a metà della procedura. E quindi che cosa succede? Succede che il sistema delle poste, se non hai concluso quella parte lì, ti impedisce di fare qualsiasi altra cosa, tipo ad esempio di rifare la stessa procedura per arrivare fino in fondo. Più altre cose divertenti che sono andati a scoprire l'azienda, non l'azienda, eccetera, eccetera. E uno dice, ma cosa c'entra questo con il libretto di mio figlio? E la risposta corretta è assolutamente una mazza, non c'entra niente. Il GDPR dice esattamente questo, se non c'entra niente, tu quei dati non li devi avere, fine. No? Voi andate al ristorante, ordinate... due tagliolini col tartufo bianco. Il cameriere dice, scusi, lei che gruppo sanguigno ha? Dice, cosa c'entra? Non me lo devi condire col sangue. No, ho detto col tartufo bianco. Il gruppo sanguigno non c'entra niente con i tagliolini al tartufo. È quello che si chiama un dato eccedente. No? Il GDPR dice, i dati eccedenti non li raccogli, fine. Non devi raccogliere dati in eccesso rispetto a quella che è la finalità, cioè il motivo per cui tu stai raccogliendo questi dati.
Nella nostra metafora, esatto, loro non ti danno lo spaghetto. Ok? Ma noi in questo caso siamo la parte debole. Il GDPR è un po' come il gigante, gigante pensaci tu, delle reclame di una ventina, trentina d'anni fa. Tutela i deboli contro i forti. Quindi il fatto che noi, obtorto collo, siamo costretti ad accettare certe condizioni perché sennò non ci danno quello che vogliamo, non significa che poi tutto va bene, perché la raccolta di quei dati è comunque non lecita, cioè è al di fuori della legge. Nel nostro ordinamento il trattamento illecito di dati personali ha anche delle conseguenze penali, perché nel nostro ordinamento il trattamento di dati ricade sotto quello che si chiama articolo 2050 del Codice Civile, che è trattamento di sostanze pericolose. Per questo dicevo che i dati personali sono come l'amianto, perché dal nostro punto di vista, dal punto di vista della nostra legge nazionale, non c'è sostanzialmente differenza tra andare in giro con una tanica di benzina e andare in giro con un archivio di dati personali. Okay? Sono entrambe cose pericolose. Dice, sì, ma cosa vorrai che? Ti faccio parlare con un sopravvissuto al ghetto di Varsavia e poi parliamo del potere degli archivi. Perché il fatto che noi veniamo da un lungo periodo di pace, a casa nostra, non significa che dobbiamo dimenticarci cosa è stato. Pochi giorni fa era la giornata della memoria, nessuno si ricorda neanche cosa significa. Okay? Significa che noi ci ricordiamo che cosa è successo agli ebrei e non soltanto a loro nella seconda guerra mondiale. E che cosa è successo? È successo che sì, i nazisti erano effettivamente molto cattivi, ma non è che si sono alleati con gli alieni, eh? Sono andati comune per comune a prendere i dati anagrafici. Dice, come li trovo gli ebrei? Ah, pronti, ufficio anagrafe. Certo che erano molto esatti, avevano i computer. La logistica della soluzione finale, che dal punto di vista, diciamo così, ingegneristico, è quasi un capolavoro, è stata resa possibile dai computer dell'IBM. Computer sono computer, gli archivi sono archivi. Non sei tu a avere qualcosa da nascondere, sono io che voglio andare a trovare quello che mi serve. Quando l'ho trovato faccio. Ok? Quei tempi non sono ancora abbastanza lontani da dire sì, ma però pace e amen. L'ultima guerra di religione sul suolo europeo è stata, cos'è, una decina d'anni fa, nell'ex Jugoslavia, 20 anni fa? Poca roba, eh? L'ex Jugoslavia è più o meno da quella parte, a naso, centinaia di chilometri. Hop! Tanto per ricordarci come vanno le cose al di fuori della idilliaca realtà nella quale ci troviamo per ora a vivere. Quindi il GDPR si occupa di cose importanti, si occupa di diritti e libertà fondamentali. E il fatto che noi siamo, come dire, più propensi a barattare alcuni diritti e libertà fondamentali per un buono sconto da 5 euro su Amazon, non significa che queste cose siano meno importanti. Altra cosa, la limitazione della finalità, che è un modo oscuro per dire tu non è che con i miei dati ci fai quello che ti pare, ci fai quello che mi dici che ci vuoi fare e sulla qualcosa io ti do un assenso. Okay? Quindi se io raccolgo dei dati per dire quanti bambini in questa classe parlano un po' di inglese, non è che poi mi vendo quei dati all'editore di libri di inglese per bambini. Se voglio farlo, lo devo dire prima. Io voglio raccogliere questi dati per fare questo, questo e questo. Alcune cose
Va bene, altre cose, ho bisogno di un consenso. Google è stato multato per erronea raccolta del consenso. 50 milioni, gente, non stiamo scherzando. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io installo un telefonino Android ci sono un sacco di cose, fra cui appunto le 36.000 possibili opzioni che mi rimangono nascoste nel momento in cui io creo il mio account. Devo proprio andarmene a cercare col lanternino. Se non ho tempo, se sono distratto, se non so neanche che esistano, come normalmente succede, loro rimangono lì e rimangono settate. Fin quando io non le cambio. Posso cambiarle? Certo che puoi cambiarle, sei libero. Sì, quando qualcuno mi dice guarda che c'è quella cosa, che quella cosa esiste, posso effettivamente andarla a cambiare. Questa non è libertà. Ok? Uno dice ma la legge non ammette ignoranza. Sì, ma parliamone. Un conto è dirmi, allora ci sono queste 60 pagine di contratto, sono andato ad aprire un conto per l'azienda l'altro mese, conto corrente, normalissimo, piccolissimo conto corrente business, no? SRL, dice, ah, il contratto è questo, puh. Dico come puh? Poi lo guardano a fare alta così, fronte retro, 62 pagine, dico ma io questa roba non la leggerò mai, dice, però è il contratto, vabbè, firma. Online è la stessa cosa, con la differenza che di firma te ne fanno bastare una, e questa cosa non va bene. Perché? Perché il GDPR dice che il consenso è una cosa molto precisa, non è un sì vabbè andiamo avanti. Il consenso deve essere espresso tramite un atto positivo e inequivocabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente che sì vabbè non è un consenso. Ok? Implicitamente vuol dire anche consapevole. Belle, papà. Guardi. Assolutamente questo. Uno dei principi del GDPR si chiama consapevolezza, immaginatevi voi. Responsabilizzazione del titolare. Cioè, tu sostanzialmente puoi fare tutti i trattamenti di dati personali che vuoi, nel modo in cui tu vuoi, basta che sia chiaro che ti sia chiaro a te che cosa stai facendo con i miei dati. Questo è un cambio di prospettiva completo rispetto alla 196 che diceva a chi trattava i dati esattamente come bisognava fare. Poi puntualmente nessuno lo faceva, perché non esiste una unica disposizione che possa andare bene per una SRL monopersonale e la Fiat, non ha senso, cioè o non funziona da una parte o non funziona dall'altra, spesso non funziona da nessuna delle due parti. Invece il GDPR parla spesso e ripetutamente di consapevolezza. Tu che tratti i dati devi sapere cosa stai facendo, come lo fai e perché lo fai. Perché? Perché devi rendere conto a me interessato, la persona di cui quei dati parlano. La persona che quei dati sono. Chiaro questo? Quindi, quando tu raccogli i miei dati, mi devi dire perché li vuoi. E io ti posso dire sì o no. Poi tu mi puoi dire, guarda, questi dati mi servono perché se no non posso fare quello che tu mi stai chiedendo. Se io vado a comprare una macchina e voglio la fattura, non è che posso dire no, non do l'autorizzazione al trattamento dei miei dati per l'emissione della fattura, perché il signor concessionario mi dice bene, non ti do la fattura. Chiaro? In quel caso non è che c'è bisogno di un mio consenso, il consenso è intrinseco nel fatto che io quella cosa la voglio e quella cosa deve essere fatta in certi modi. Ok? Quindi tutte le volte che c'è di mezzo un contratto, non è che devo dare il consenso a trattare i miei dati ai fini contrattuali. C'è il contratto, c'è la mia firma sul contratto. Se no la mia firma cosa vale? 9 volte su 10 le aziende, piccole, medie, grandi e quant'altro, e le PA, questa cosa la prendono completamente, diciamo, dalla parte sbagliata. Consensi a destra, manca, eccetera, eccetera. Ok?
Il consenso è una cosa molto importante. E qui c'è un problema fondamentalmente di sessismo. Perché ogni donna sa esattamente di cosa si parla quando si parla di consenso e ogni uomo no. Proprio papale papale. Ok? Consenso che cosa vuol dire? Vuol dire che io dico sì a una certa cosa e basta lì. Se vuoi un'altra cosa, mi fai un'altra domanda. Ok? Quindi, quando il mio socio mi invita a cena, io dico sì, andiamo a cena? Vuol dire sì, andiamo a cena. Poi lui, che è un maschio latino, dopo cena, come dire, no? Vuole un po' rientrare delle spese. Ma io no. Il mio consenso non si estende a quelle cose, cioè... Mamma mia, guarda, della gentaglia. È lui, fate caso. È quel bell'uomo lì. Ok, adesso, battuta a parte, così insomma ci siamo assicurati che siete ancora svegli. È esattamente questo di cui si parla quando si parla di consenso. Cioè il consenso non è una firma in fondo a un foglio bianco. È un sì a fronte di una domanda precisa. È solo lì. Ed è un sì. Non è un vabbè, andiamo avanti. Alla modalità e alla finalità del trattamento. Parole sante. Ok? Io sto dicendo sì alla raccolta di quei dati per quelle finalità. In quei modi. Cambiano le finalità. I dati che ti ho dato li vuoi usare per fare un'altra cosa? Mi richiedi il consenso. Qualche anno fa, ancora ai tempi del 196, tu andavi in banca, soliti 60, quelli non cambiano mai, solite 60 pagine di contratto, poi dicevi firmi qui per la privacy. Tu firmavi lì per la privacy, c'era una firma, prima della firma c'era scritto acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità contrattuali, le attività di marketing diretto, le attività di marketing diretto, la rivendita a tutti i nostri partner e sostanzialmente a chiunque abbia dei soldi da cacciare per i tuoi dati. Detta in soldoni, l'idea era questa. Okay? Tu firmavi, poi cominciavano ad arrivarti messaggi, newsletter, lettere, sms, chi più ne ha più ne metta. Dopo un po' di anni di questo andazzo, il garante ha alzato la testina e ha detto, sapete che c'è, anche basta. E adesso il consenso in banca, quando vai a aprire il tuo benedetto conto corrente, sono due pagine, 14 firme, esprimo il mio consenso a, esprimo il mio consenso a, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dice, sì, vabbè, dopo la terza non ci guardi neanche più. Va bene, ma a quel punto è un problema tuo. Ok? Se firmi e non guardi neanche cosa firmi, quello è solo un problema tuo. Poi non è neanche del tutto vero, perché il GDPR dice che l'informativa e la raccolta del consenso devono essere espresse in linguaggio semplice e chiaro. Io qui faccio una dieta a basso tenore di colesterolo, minimo di attività fisica, minimo. Accetta questa... Questi sono anni di volo, non si tocca. Ok? Perché fra qualche anno io mi sono segnato un po' di robine. Ok? Fra qualche anno, dopo che sarà passato il grande brubru di oddio, è arrivato il GDPR, cosa dobbiamo fare? Andremo nei dettagli. Adesso siamo ancora a livello zero. Multare Google per l'erronea raccolta del consenso e per l'erronea informativa dopo 22 anni di legge sulla privacy è veramente il livello zero. È là senza H, ok? E qual è con l'apostrofo? Siamo a quel livello lì. Tra qualche anno le imprese avranno avuto il tempo di metabolizzare quant'altro, eccetera, eccetera, i garanti potranno, come dire, farsi un pochettino più grossi senza sembrare quelli che devono mettere i bastoni fra le ruote a questi poverini che stanno soltanto cercando di lavorare, e allora cominceremo a dire, ma... Prendiamo in mano questa informativa, è scritta in linguaggio semplice e chiaro? No. Ah.
ci arriviamo, eh? Perché se l'informativa non è scritta in linguaggio semplice e chiaro, non è idonea. Se l'informativa non è idonea, il trattamento non è lecito. Perché il GDPR, come la legge sulla privacy prima di lui, dice che io devo essere informato, io devo capire per poter esprimere il mio assenso, oppure anche il mio consenso, se questo sia necessario. Ma io devo capire. Se l'informativa non si capisce, io posso anche avere firmato il consenso. Non ha alcun valore. Dice, sì, ma succederà fra anni. Sì, succederà fra anni. Il che significa che tutti i dati raccolti in questi anni saranno da prendere e buttare nel cestino. Lì ci sarà veramente da ridere. Questa non è poca roba. E uno dice, sì, vabbè, ma fin dei conti, c'ho un'età. A parte che c'ho un'età, voglio dire, non si dice più. Voi sapete tutti che ci sono tre età. C'è giovane, c'è ancora giovane, sempre giovane. Quindi, è comunque un dato sensibile. Giustamente l'assessora ci fa notare questo. È un dato sensibile. Ok? Quindi chi di voi sperasse ancora una pensione la dimentichi, perché quando uno è giovane non ha la pensione. E poi mica ci siamo soltanto noi a questo mondo. Chi di voi ha figli sa che ci sono i figli. Non si vive solo per se stessi. Poi se anche uno non ha figli, si può anche essere interessati a rendere il posto, il mondo, un posticino appena migliore di come l'abbiamo trovato. Quindi c'è sempre da fare. Sarà una lunga e dura lotta. Okay? Perché? Perché le piattaforme, perché tutti quelli che stanno facendo molti soldi, bisogna dire, con l'abuso di trattamento di dati personali, hanno appunto molti soldi da spendere in promozione, da spendere in propaganda, da spendere in lobbismo, da spendere in avvocati. Questo il GDPR lo sa. E infatti il GDPR dice, sapete che c'è? Le onlus si possono costituire parte civile per fare una class action. Questo aveva detto nessuno? Strano. Incredibile. Incredibile come certe cose non vengano dette. Quando la Quadrature du Net e NYB hanno fatto il loro reclamo, l'hanno fatto a nome dei loro 12.000 e rotti soci. Quindi, visto che abbiamo tante associazioni di categoria, tante onlus, eccetera, eccetera, magari hai visto mai che servissero a qualcosa, prima o poi. E ci arriveremo, perché non è che i signori dei dati... C'è una metafora bellissima. Parlavo con una tizia anglosassone. Anche lei si occupa di GDPR, protezione dei dati, eccetera, eccetera. Anche lei c'ha il dentino abbastanza avvelenato. E io dico, sai che c'è? Questi qui non hanno ancora capito che sostanzialmente stanno... Cioè, quello che il GDPR mette in discussione è il diritto delle piattaforme di vendere noi, traendone un profitto. E questa, che è inglese, in quanto tale ha il dono della sintesi, oltre a un gusto abbastanza bizzarro per l'arredamento, mi ha scritto hashtag datapimp, che è bellissimo. Perché se ci fate conto, vendere una persona per trarne un profitto, sostanzialmente, significa fare il pappone. Ok? Quindi, dal loro punto di vista, noi siamo le puttane, ma loro sono i papponi dei dati, bellissimo. Piace da morire questa cosa qua. Okay. Questi papponi dei dati non è che stanno fermi, continuano, spingi. IBM, 3 anni fa, ha siglato un accordo con l'allora primo ministro o presidente del Consiglio dei Ministri, Renzi,
per l'accessione in toto dei dati sanitari degli italiani a Watson Health, che è l'intelligenza artificiale sviluppata da IBM nella sua declinazione sanitaria. E uno dice, ah, in cambio di cosa? Perché allora, i dati fanno fare soldi se sai maneggiarli, no? Quindi IBM sicuramente sa fare soldi. Secondo voi in cambio di che cosa sono stati dati questi dati? Zero carbonella. Ok? L'accordo dice che i dati vengono ceduti senza un riscontro economico di nessun tipo, senza una compartecipazione nei risultati, perché uno dice, ah sì, ma sono ceduti per finalità di ricerca. Va bene. Ma l'IBM non è il Policlinico Gemelli. IBM quando fa ricerca poi brevetta la ricerca. Il brevetto serve a fare soldi, ok? Con cui ti ripaghi la ricerca che hai fatto, ci sta. Ma se tu fai il brevetto sulla base dei dati che io ti ho fornito, magari, no? Non dico magari 50-50, che forse potrebbe essere, ma magari anche 60 per me e 40 per te, visto che senza i miei dati la tua meravigliosa intelligenza artificiale artificialmente non intelligeva niente. Per cui nessun tipo di ritorno economico, nessun tipo di riconoscimento dal punto di vista della proprietà intellettuale, e uno dice, beh, ce la siamo ancora cavata. No, perché non c'era nemmeno nessuna garanzia di tutela di quei dati. Praticamente l'accordo diceva che i dati venivano ceduti a IBM Watson Health e poi Watson Health faceva quello che gli pareva. Così. La cosa è stata presentata come addirittura un grande risultato di governo. Ci sono foto, ok, mentre stanno firmando questo accordo, e in cambio, fra virgolette, IBM avrebbe aperto un centro di ricerca a fianco, vicino a Milano. Cioè, per noi è un investimento di 200 milioni di dollari. E prima non lo volevate fare? Sì che lo volevate fare. Quindi ci state vendendo come, diciamo, contropartita una cosa che già avevate messo in cantiere, perché non è che IBM si sveglia la mattina. Cosa faccio oggi? Facciamo un centro di ricerca a 200 milioni di dollari. Cioè, non esiste. Okay? Sono cose che vengono pianificate negli anni. Ecco, questa cosa pianificata negli anni non è andata da nessuna parte. E uno dice, ma IBM si sveglia la mattina e cambia idea così, stanzia 200 milioni di dollari, fa fare i progetti, trova i terreni, firma i contratti, trova i partner, fa tutto l'ambaradan di gente che... E poi si ferma lì così perché... è ancora tutto fermo, ma non è che hanno semplicemente cambiato idea, aspettano. Ok? Aspettano che noi ci stanchiamo. E invece piano piano, curiosamente per l'Italia, devo dire, noi ci stiamo un pelino svegliando. Stiamo cominciando a fare 2 più 2 più 2 più 2 più 2 e vengono fuori dei numeri che non c'entrano. Perché, voglio dire, ok che siamo intontiti da 30 anni di politica delirante e quant'altro. Però nei giornali, a andarli a cercare, qualche volta si trovano anche delle notizie. E ad esempio ti accorgi che le due grandi aziende di raccolta di campioni genetici, 23andMe e Ancestry.com, casualmente, prima dicevano, ah guarda, facciamo così, tu ci mandi il tuo campione di saliva e noi ti mandiamo la tua mappatura genetica in cui tu scopri che avevi degli antenati irlandesi, per dire, ok? Qui ci sono due classi di problemi. La prima classe di problemi è che questo genere di analisi è estremamente, e sto usando un eufemismo, impreciso, ok? Estremamente impreciso. Il secondo problema è la finalità. Che fine fanno questi dati dopo che tu mi hai dato il mio report? Cosa te ne fai? Perché GDPR dice, dopo che hai finito di fare quello che ci siamo accordati che tu debba fare, che va bene, basta, i dati li chiudi sotto chiave, li metti in archivio, oppure li distruggi.
a seconda di che cosa sia obbligatorio fare, no? Perché dopo che ti ho messo fattura non è che posso prendere la fattura e la brucio, no? La devo conservare per 10 anni. Quindi stessa cosa qui, i documenti fiscali vanno conservati, però i campioni genetici non c'è nessuna legge che mi obbliga a conservarli, per cui li dovrei distruggere. Oppure, se io temo di dover andare in causa da qui a qualche anno, li posso conservare, ma li posso tenere soltanto lì, non ci posso fare nient'altro, perché sarebbe un trattamento illecito. Invece si scopre che queste bellissime aziende cosa hanno fatto? Accordi quadro con l'FBI. Per fare, così, per fare ricerche genetiche. C'è un problema. Se voi leggete Cavalli Sforza, è un genetista famosissimo, e lui dipinge questa storia dei geni attraverso i popoli, attraverso i secoli, è una cosa bellissima. Però tutto questo mischiarsi di popoli, di geni, di culture, significa che sostanzialmente a livello genetico noi siamo un gran casino. E significa che, a parte alcune cose estremamente precise, su cui bisogna andare proprio col bilancino, un esame genetico non è che esprima chissà quali verità recondite. Tra l'altro, un esame genetico non è soltanto, in quanto dato personale, me. È anche metà di mia figlia. È un quarto dei miei nipoti. Quindi quando io do il mio materiale genetico, io sto impegnando anche tutta la mia discendenza. E anche la mia ascendenza, perché è ancora genitore in vita. Quando uno comincia a pensare tutte queste cose, metterle tutte assieme, improvvisamente questo meraviglioso panorama dell'economia dei dati che girano per il mondo, liberi, no? E di questi fantastici geni che riescono a metterli a frutto, improvvisamente prende un attimo a virare. I colori non sono più così rosei, perché i dati sono una cosa pericolosa nelle mani sbagliate. Voi pensate se il vostro nome e cognome banalissimi finissero sul taccuino di GG Spezzaginocchia? GG Spezzaginocchia, il famoso esattore della mafia, ok? Titolare di territorio, diciamo così, lui visita a seconda di quello che trova scritto sul suo taccuino. Okay? Giusto tanto per dire queste cose qua. Benissimo. È di questo che stiamo parlando quando parliamo di GDPR. Non stiamo parlando di, ah sì, ma mi iscrivo al tal servizio. Anche chi se ne frega del tal servizio. Il problema è che quello che noi abbiamo chiamato finora servizio sono diventati dei mostri assolutamente fuori controllo. Quando si dice, ah, ma perché Facebook adesso ha il problema di controllare le informazioni, le cosiddette fake news, ok? Oppure di controllare lo hate speech. Si usano sempre queste parole inglesi per dire cose che non preferiamo non capire, sostanzialmente. Ma il problema non è quello. Il problema è che Facebook, come tutti i social, quelle cose che vengono chiamate social, che non c'entrano niente con la socialità, sono nate con sostanzialmente un'unica idea. Siccome fanno da tramite verso gli investitori pubblicitari, la sola cosa che importa sui social è la mia attenzione. Per cui il social è disposto a fare qualsiasi cosa pur di tenermi lì. Come si fa a attirare l'attenzione della gente, secondo voi? Un po' di violenza, okay? Qualche discorso assolutamente stralunato che ci fa incazzare e allora cerchiamo di rispondere a queste imbecille. Però intanto siamo lì. Okay? Non è un caso che sui social dilaghino le peggio cose, le opinioni più improponibili,
fanno audience. È lo stesso problema di audience che abbiamo con le nostre televisioni. Se l'unica misura che abbiamo della cosa è l'audience, automaticamente vince la spazzatura. Non ci sono santi. Quindi il problema di Facebook non è lo hate speech, il problema di Facebook è Facebook. Dice, ma perché è difficile moderare una piattaforma di 2 miliardi di utenti? Il poeta direbbe, sti cazzi, nessuno ti obbliga ad avere 2 miliardi di utenti, forse il problema è esattamente che non bisogna avere 2 miliardi di utenti e fare finta di essere uno stato indipendente che vive nel ciberspazio. Perché tanti popoli, tante teste, tante leggi, se tu li vuoi servire tutti non è che ti puoi lamentare che sono tanti popoli, tante teste, tante leggi, perché se ti vanno bene per averli come clienti, ti devono andare bene anche per averli dal punto di vista di differenti cittadini, di differenti paesi. Bene? Quindi i discorsi sono, come dire, di peso. Non è un problema di, ma sì, la privacy, più privacy, meno privacy, la privacy non ce l'abbiamo più. Non ci siamo capiti. Il problema è che nella misura in cui quella in cui noi viviamo è un'economia dei dati, i dati siamo noi. E il GDPR è la prima di, sperabilmente, tante, leggi che ci permette di far valere i nostri diritti in questo nuovo tipo di economia, in questo nuovo tipo di società. Se no torniamo al livello zero, alla servitù della gleba. Okay? Io sto connesso tutto il santo giorno sulla piattaforma e tutti i miei dati vengono estratti, come si dice con singolare eufemismo. Vengono presi, prelevati e trattati per non si sa quale motivo. Non si sa da chi, non si sa dove. Okay? Uno dice, sì, ma tanto io guardo Facebook, qualche volta rispondo, ma poi non ci faccio niente. Come dico spesso quando faccio il mio episodio, se non ti stai preoccupando vuol dire che non sei stato attento. Perché Facebook non si limita a trattare i dati che tu esplicitamente gli fornisci. Quindi non si limita a dire, siccome tu scrivi viva Juve, allora lui dice, ah sì, allora magari tiene alla Juve. Questo 15 anni fa. Ok? Facebook valuta tutto. Hai spostato il mouse? Sì. Con che velocità? Da che punto a che punto dello schermo? Cosa c'era sotto il mouse quando l'hai spostato? Cosa hai fatto con quello spostamento? Quanto tempo è passato dal movimento precedente? Fai click, non fai click. Scorri, non scorri. E n.000 altre cose. Facebook tiene traccia dei post che voi avete scritto ma che avete cancellato. Perché misura esattamente il modo in cui voi scrivete sulla tastiera. Questo è un dato biometrico, fra le altre cose. Ok? Un dato particolare da trattare. Prego. Vero. Come è possibile controllare il trattamento? Quindi stabilire cosa è lecito e cosa no? Allora, funziona così. Tutto parte da una informativa. Okay? Cioè, io voglio usare una certa cosa, un certo servizio, devo essere informato su cosa succede dei dati che fornisco. Me lo devono dire. Mi devono dire chi li tratta, chi è il titolare, come si dice in gergo. Ok? Perché li tratta, quanto tempo li tiene, se eventualmente li dà a chi e, nel caso, a chi. Adesso è controllabile, nel senso che adesso la legge stabilisce che debba esserlo. Dice, le tecnologie non sono magia. Sono tecnologie, se serve che una cosa la facciano, devono farla, se no non si usano.
Il Facebook di turno, se lei mi dice in questo momento Facebook è pienamente compliant al GDPR, no, non è pienamente compliant al GDPR in questo momento, assolutamente no. L'unico limite è che le autorità garanti, i garanti europei, stanno cercando di procedere coi piedi di piombo. Perché? Perché alla lettera della legge si potrebbe tranquillamente chiudere Facebook domani mattina. E domani pomeriggio ci sarebbe una sollevazione di piazza. Automatico. Ok? Perché per 100.000 cittadini che stapperebbero la bottiglia di champagne ce ne sarebbero 5 milioni incazzati come le linci perché gli hanno portato via Facebook o Instagram o quel che sia. Ok? Quindi questa cosa non si può fare. Però si può cominciare da qualche parte. Ok? Dice, è difficile far sterzare un elefante, però, come dire, un'assestatina nella direzione desiderata gliela puoi pur dare. Che è esattamente quello che stanno facendo le autorità in questo momento. I 50 milioni dati a Google vanno esattamente in questa direzione. Il nostro garante sta investigando su Facebook assieme a altri 4 garanti europei. È un processo in divenire. Nel frattempo c'è un'attività abbastanza importante di informazione del pubblico. Perché è inutile avere una legge che difende i nostri diritti se noi non sappiamo che questi diritti esistono. E in generale, come popolazione, non sappiamo che questi diritti esistano. I genitori mettono le foto dei figli a destra e a manca perché è fico. Okay? Questo non è bello. Non è bello perché una volta che una cosa è in rete per sempre. Il diritto all'oblio è una bella idea, e però non si può fare. Nel senso che il diritto all'oblio andrebbe più precisamente interpretato come diritto alla deindicizzazione. Ok? Perché comunque tutti i diritti vanno sempre bilanciati, perché non esistono soltanto i diritti nostri. Ok? Esistono anche i diritti di altre persone, anche quando si tratta di noi. Okay, per cui io ho avuto una condanna per X 40 anni fa, non posso chiedere al Corriere della Sera di andare in giro per tutti gli archivi e di bruciare le copie in cui sta scritto che sono stato condannato. Non esiste. Okay? Perché c'è un senso nella memoria che supera il mio diritto a rifarmi una vita. Okay? Per cui io mi rifaccio una vita, ho il diritto a che non mi si ripeta ogni 5 minuti, sì ma tu 40 anni fa sei stato condannato per, posso rifarmi una vita, cum gran salis, perché se sono stato condannato per reati contro minori, anche 40 anni fa, probabilmente un posto da bidello in una scuola elementare non lo trovo, ed è giusto così. Quindi bisogna sempre bilanciare. Tutte quelle che vuole. Sì, 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 sì. Istituzione scolastica. Oh, certo. I dati sensibili sulla salute dei bambini. Sì. Vaccini. Sì. E succede che le scuole non possono accettare i bambini non vaccinati. Sicuro. Questo è un dato sensibile. Ah, ci mancherebbe. Se ho capito correttamente la domanda, la scuola ha il sacrosanto dovere di tutelare gli uni e gli altri. Quindi non è che io posso rifiutarmi di dire alla scuola se mio figlio ha fatto o mia figlia ha fatto le vaccinazioni perché ho la privacy, perché ho il diritto alla protezione dei dati personali. Non c'entra niente. Okay? Quello è un obbligo di legge. La scuola assolve semplicemente a un obbligo di legge a chiedermi queste cose e io devo rispondere, se no il bambino non viene messo a scuola. Molto semplice. Prego? Assolutamente, assolutamente. Prego?
Se c'è un obbligo di legge, c'è un obbligo di legge, fine. È al di sopra del mio diritto alla riservatezza o quant'altro. Ok? È il discorso che facevamo prima con la partita IVA. Se io voglio la fattura, ti devo dare la mia partita IVA, se no non mi dai la fattura, fine. Se io voglio scrivere il bambino a scuola, devo assolvere agli obblighi di legge per l'iscrizione scolastica. Se no non lo iscrivo a scuola. E però è obbligatorio iscriverlo a scuola. Quindi lo devo fare. Capito? Cioè non è che improvvisamente, oddio, c'è la protezione dei dati personali. No, cioè... Il problema è la scuola che deve chiudere in cassaforte quei dati. Ma certo, ma certo che sì. Anche i dati di un eventuale bambino ammalato che non può stare a contatto con i bimbi non vaccinati. Assolutamente sì. I dati dei bambini con particolari patologie, con particolari o anche condizioni, ok? Quelli devono essere tenuti sotto chiave, ma devono esserci nella scuola, ok? La scuola deve sapere che il bambino tale ha una particolare condizione, perché, proprio perché è una scuola, deve dare a quel bambino i servizi adeguati alla sua condizione. Certo, per quel fine. Poi è chiaro che quella particolare informazione deve rimanere confinata nell'ambito scolastico. Ok? Però... No, io, se, però se io alla scuola glielo mando via mail. Sì. Google se lo ricorda. Quindi Google lo sa. Quindi non rimane solo nella scuola. Lo sa anche Google. Certo, certo. Vedete che quando uno comincia a parlare poi le cose... prendono via, prendono via. Il punto qual è? Lei non deve usare Gmail per veicolare certe informazioni. Lei, per dire, chiunque di noi. La mail è una cartolina, ok? Ha il livello di protezione di una cartolina. Ciao, ci stiamo divertendo come dei matti, baci. Ok, baci da Rimini. Okay? Se io devo veicolare, sono ammalato, scrivo in ufficio, non gli mando una mail, gli mando una PEC, okay? Perché la PEC viaggia su un canale cifrato, protetto, con la crittografia. Okay? Esatto, è dentro una busta chiusa sigillata, fine. Okay? Quella è la mia garanzia. Ovviamente poi quando la scuola mi risponde, mi deve rispondere nello stesso modo, non è che la scuola mi scrive su libero.it. Ok? Perché anche quella è una posta. Cioè, il problema non è Google, il problema è l'email, in quanto tale che non è un canale adeguato. Ok? Diciamo, te lo mando per WhatsApp perché WhatsApp mi ha detto mio figlio che ne capisce, ah, c'ha la cifratura end to end. Ah, tanta roba. Allora, è vero che WhatsApp ha la cifratura end to end. È anche vero che WhatsApp, come Instagram, appartiene a Facebook e Facebook ha già fatto sapere di stare operando per unificare i flussi di dati delle tre piattaforme per fare analisi dei metadati. Ok? E uno dice, cosa sono i metadati? Sono il contenuto delle mie email? No. Sono l'indirizzo del mittente della tua email, l'indirizzo del destinatario della tua email, la data, la lunghezza e altre due o tre cose. Sono quelle informazioni che di per sé dicono poco. Non il contenuto delle mail, certo, non il contenuto delle mail. Peccato che l'ex direttore dell'NSA, qualche anno fa, non tanti, se ne sia uscito con una frase che è rimasta negli annali e ha detto... Beh, noi uccidiamo basandoci sui metadati. Noi non è che abbiamo bisogno di avere tutti questi interpreti dall'afgano. Vediamo quali sono i flussi di mail, vediamo che questo gruppo di persone scrive a lui, che scrive a quest'altro gruppo di persone, sai cosa c'è? Il drone becca lui e i due gruppi di persone non si parlano più. Funziona così, non è che i metadati sono meno dannosi.
assolutamente. Le ultime presidenziali americane e il referendum sulla Brexit, ok? Perché in Europa non ci facciamo mancare niente, sono un grandioso esempio di cosa succede ai dati personali quando finiscono nelle mani di personaggi sbagliati. Cambridge Analytica, che è stato dietro, diciamo così, la parte scandalosa del referendum sul Brexit, la parte scandalosa del referendum non è che si è tenuto un referendum sul Brexit, è come è stata condotta la campagna per il referendum stesso. Ok? Cosa hanno fatto questi signori? Ma hanno preso dei dati che avevano lì per altre cose e li hanno venduti alle varie campagne. Cambridge Analytica era, perché nel frattempo ha chiuso, era un'azienda che si occupava di profilazione psicologica. Sapete tutti quei giochini stupidi? Che calciatore saresti? Che pizza saresti? Principessa di Disney saresti? Okay? Tu rispondi a quelle 10-15 domandine, tu saresti Ariel. Uno dice, ah, vabbè, ok. Tu saresti la pizza con i friarielli. Vabbè. Okay? E uno dice, ma sono rincoglioniti tutti su Facebook che fanno questi test? No, siamo rincoglioniti noi a rispondere a questi test. Perché? Perché se è vero che la profilazione psicologica ha più o meno lo stesso grado di attendibilità dell'oroscopo, e è vero che ha lo stesso grado, okay? È anche vero che sui grandi numeri un po' di cose ci tornano. Tant'è vero che noi leggiamo l'oroscopo e diciamo... Poi alcune volte leggiamo anche l'oroscopo, dice... Leggiamo, perché sono nato il 20, allora il 20 sarebbe, quindi magari no, sarebbe quello dopo. Ah, uno legge il proprio, poi i due adiacenti, poi fa la media. Ok? Funziona più o meno così. Se questo genere di informazioni, estremamente imprecise, ma che comunque qualcosa dicono, ok? La profilazione psicologica non è questo mostro terrificante, si fa normalmente quando si fa un colloquio di assunzione. Vi ricordate che esistevano i colloqui di assunzione un tempo? Tanto tempo fa. Okay. Nei colloqui di assunzione si usava fare anche dei piccoli test, no? Per capire se sei una persona più propensa, che ne so, a un rapporto col pubblico oppure no, o a un rapporto con le macchine, per intendersi. Cose semplici. Però questo tipo di cose semplici possono servire per calibrare delle campagne di disinformazione, in questo caso, che siano più precise delle campagne generaliste. Per cui se da un mio profilo si vede che sono più sensibile a certe problematiche, guarda caso cominciano ad arrivarmi messaggi che rispondono proprio a quelle problematiche lì. E siccome io sono più sensibile a quelle problematiche, allora guardo quei messaggi e magari mi spendo, li commento, oppure mi ci arrabbio, eccetera, 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 eccetera. Okay? Il problema della propaganda non è che è una cosa imprecisa e foriera di falsità, il problema della propaganda è che funziona. All'epoca della Prima Guerra Mondiale, gli Stati Uniti erano un paese fortemente isolazionista, ma fortemente isolazionista. Tant'è vero che gli europei chiesero agli americani, non è che ci date una mano a combattere i tedeschi, e gli americani dissero, a casa vostra. No, è un po' come l'aiutiamoli a casa loro d'antan, diciamo così. Benissimo. Che cosa successe? Successe che l'allora presidente parlò con un signore che era il nipote di Freud. Ed è passata la storia per aver inventato la colazione all'inglese, il breakfast. Questo signore faceva marketing di mestiere e inventò il breakfast su commissione dell'Associazione Americana dei Produttori di Bacon. L'Associazione Americana dei Produttori di Bacon, come dice il nome, vende bacon. Il problema è che all'epoca gli americani mangiavano poco bacon. Quindi questo signore si inventò tutta una serie di ambaradan. Intervistò dei medici
e gli fece delle domande un po', come dire, oblique, no? Cose del tipo, ma secondo voi la colazione deve essere ricca e nutriente oppure un caffè e via? E il medico notoriamente ti dice, ma la colazione è ricca e nutriente, no? Ah, ma in una colazione ricca e nutriente c'è spazio anche, non so, per della carne, magari, non so, magari del maiale, no? Che è saporito, quindi la mattina che uno con l'occhio in cimbali, mangia la sua... Ah, beh, sì, effettivamente. Perfetto, uova e pancetta. Ok? Nacque il breakfast. Questo signore era, come dire, nella sua intrinseca malvagità, un genio di quella che oggi noi chiamiamo comunicazione. Se voi vedete le vecchie commedie hollywoodiane, quelle ancora in bianco e nero, Frank Sinatra, Gene Kelly, voi noterete che c'hanno queste case, c'è sempre sti cacchio di pianoforte in mezzo. Arrivano, si appoggiano sul pianoforte, fumano seduti sul pianoforte, strimpellano il pianoforte, la donna sdraiata sul pianoforte. Ma voi avete mai visto una donna sdraiata sul pianoforte in un nightclub? Io no, francamente, cioè, perché sono posti che tendono ad essere piccoli, un pianoforte a coda è una cosa un po' importante, no? Di solito ce l'hai nel teatro, non nel nightclub. Questo signore aveva un contratto con un produttore di pianoforti, ok? Quindi andò dalle major di Hollywood e disse, ma sentite, avete mai pensato di usare i pianoforti come attrezzi di scena? E questi, ah no, ma perché costano un sacco di soldi? Beh, porto io i pianoforti, gratis. Ah, su mito! Pianoforti nei film, ok? Questo signore inventò Babbo Natale. Ok? Edward Bernays si chiamava. E inventò Babbo Natale per la Coca-Cola. Per cui Babbo Natale non è una simpatica tradizione che risale nei secoli, non c'è mai stato Babbo Natale. In Italia noi avevamo Santa Lucia e il bambino Gesù. Non si è mai visto un ciccionazzo impellicciato che scende dai camini. L'ha inventato lui, per la Coca-Cola. Vabbè, ok. Il problema della propaganda non è che è falsa, è che funziona. I bambini oggi credono a Babbo Natale. Gli Stati Uniti sono entrati in guerra. Il presidente assoldò questo signore, che già aveva una certa fama, con il compito di promuovere una grande campagna di comunicazione politica, noi oggi la chiamiamo giustamente propaganda, volta a mutare il sentimento del popolo americano, il sentiment del popolo americano nei confronti di questa guerra. E nel giro di meno di 2 anni trasformò, naturalmente il budget ce l'aveva, trasformò un paese fondamentalmente isolazionista in una belva assetata di sangue, a cui dobbiamo ovviamente l'intervento nella Seconda Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles, che fu voluto nella sua forma conclusiva dagli americani, che portò alla Seconda Guerra Mondiale. Ok? Vabbè, tanto per ricordare che ne abbiamo viste di cose. Quindi, per quagliare, perché sono le 6:15, se avete altre domande fatemele, sennò io, come dire, vado in chiusura con le cose che dico da solo, perché dopo un po' mi annoio a sentirmi parlare. Quindi, sostanzialmente, c'è questo GDP... Dica! Una domanda. Per l'utilizzo di questo tipo di stress, sono in che senso? Cioè, utilizzo collettivo di Facebook vuol dire che siamo in 4 in famiglia con un profilo? No, nel senso che magari, non so, il gruppo grigio, per dire, sì. Chi fa questo gruppo che segue qualche... Allora, il signore diceva consapevolezza. Quando lei va su Facebook, tutto quello che fa, tutto quello che dice, tutto quello che non dice e tutto quello che non fa, a chi lo dice e quando è tracciato. Una volta che lei lo sa, non c'è nessuna particolare cautela, ok? Però lo deve sapere che è così. Se lei dice qualcosa su Facebook, le probabilità che lei dopo un po' vede comparire delle pubblicità che parlano di quella cosa, ok? Non è zero, è molto elevata.
Chi di voi ha un Alexa a casa, o un Google Home, uno di quei cose che gli parli e gli dici bestia e lui accende le luci? Okay. Ok. Se voi vi mettete a parlare di qualsiasi cosa davanti a quell'aggeggio, lui vi ascolta, non è che non vi ascolta. Alexa, accendi le luci, e si accendono le luci. Dopodiché, come qualunque maggiordomo, non è che si tappa le orecchie e se le mette in tasca. Sta lì e ascolta. E dice, sì, aspetta di essere chiamata con la parola magica. E Babbo Natale porta i regali a tutti i bimbi buoni. Sì, ok. Ascolta. La cosa divertente è che non si limita ad ascoltare, perché la, diciamo così, comprensione del linguaggio, del messaggio che io mando a questa Alexa parlandoci, non avviene dentro lo scatolo, avviene sui server di Amazon. Okay? E poi c'è il problema fondamentale, come fa Alexa a svegliarsi se non mi sta già ascoltando quando io la chiamo? Mi sta già ascoltando quando io la chiamo. Quindi è sempre accesa. Io conosco persone, peraltro intelligenti, perché uno dice, sei uno stupido, ok, ci sta. Ma ci sono persone intelligenti che hanno l'Alexa in camera da letto. Di nuovo, voglio dire, se lo fai con consapevolezza, ci sta. Ma sappi che quelle rare volte in cui adempi al tuo dovere coniugale, stai girando un porno gratis per il signore di Amazon. Se sei contento tu, non c'è nessun problema. Prego. No, specifica la domanda. Prego. Io creo un libro. Sì. Io devo mettere determinato contenuto in quel libro, oppure posso semplicemente dire che colpa di Facebook? No. È responsabile del gruppo. Ah. Allora. C'è un problema. Con i gruppi visti da questo punto di vista, che è la diffamazione, ok? Perché su questi gruppi si tende a chiacchierare del più e del meno e molto spesso a lasciarsi andare ad affermazioni anche eccessive, che questa è la cosa divertente, che noi non faremmo magari in presenza, no? Faccia a faccia, però su Facebook, ah no, ma perché quella zoccola, eccetera, eccetera, no? Classici gruppi WhatsApp di classe. Io li chiamo l'abisso della civiltà. Proprio l'abisso. Io sono rappresentante di classe, non sono la persona che ha creato il gruppo, mi hanno tirato dentro dopo, e ogni tanto vedo che la conversazione comincia a virare verso, come dire, approdi pericolosi, allora mi attivo, dico no, ma perché bisogna ricordare che, eccetera, eccetera. Dopo 20 righe assolutamente democristiane, la gente che ormai su Facebook, su WhatsApp ha lo span di attenzione, l'intervallo di attenzione di un pesce rosso, si distrae e comincia a parlare d'altro. Okay? Il problema è che se io sono il responsabile del gruppo e qualcuno diffama qualcun altro all'interno di questo gruppo, io sono il responsabile di questa cosa che ho lasciato accadere. Okay? Quindi magari poi finisci in un non nulla, però se la cosa dovesse ripetersi, uno insulta un altro una volta, ci può stare, però io in quanto responsabile del gruppo devo dire guarda, in questo gruppo queste cose non vengono dette, cancella immediatamente questo messaggio, ok? Anche se c'è un regolamento. C'è il regolamento, e chi non rispetta il regolamento lo lasciamo correre? No, chi non? Lo elimini, ok. Cancello il messaggio, elimino la persona, faccio quello che fa il moderatore di un gruppo. Certo, andiamo avanti. Allora, nel mente, quando si fa un evento su Facebook, sì, magari qualcuno si è interessato. Certo. È una produzione che viene visualizzata. Ah, voglia. E quindi il creatore di quell'evento, il creatore del gruppo, viene dicendo come si potrebbe cautelare se... Questo no. Lì non è responsabile. Lì ci sono gli algoritmi di Facebook che ti invitano o che ti fanno vedere che c'è un certo evento sulla base di tutto lo storico, eccetera.
Poi sei tu che decidi di dire sì, sono interessato, sì, interverrò, oppure no. Un altro paio di maniche. Okay. Prego. Questa è una bella domanda. Ho anche una bella risposta. Dipende da come sono stati raccolti. Perché prima del 25 maggio non c'era il GDPR, ma c'era già la 196, che nelle sue diciamo misure fondamentali ricalca paro paro il GDPR. Okay? Cioè il GDPR dice di più, ma dice le stesse cose della 196. Okay? Quindi quei dati raccolti prima del 25 maggio hanno il problema di tutti i dati sempre, cioè sono stati raccolti in modo lecito oppure no. Se sono stati raccolti in modo lecito non c'è nessuna difficoltà, okay? Perché si continua semplicemente il trattamento per il quale sono stati raccolti, se il trattamento è ancora in essere. Chiaro che se il trattamento si è concluso, di quei dati bisogna decidere che cosa fare. Per cui dal punto di vista di li ho raccolti per fare X, non c'è più da fare X, non li uso più. Li posso tenere in archivio per finalità di archiviazione se l'ho specificato nell'informativa, okay? O se mi obbliga a farlo la legge, in caso dei dati fiscali, okay? Altrimenti li distruggo o li rendo anonimi. Sì. In pratica, che cosa fa? Perché mi sono chiesta, c'è il titolare. Ma chi è? L'incaricato dei trattamenti. C'è l'incaricato. Allora. La figura che le pubbliche amministrazioni. Allora, il. Lo paghiamo. Tranquillo. Funziona così. Allora, il titolare è l'azienda che raccoglie i dati, okay? L'ente che raccoglie i dati, nella persona del suo legale rappresentante tipicamente, ok? Benissimo. Il responsabile non c'è più, ok? Il responsabile interno, quello di uno, il responsabile privacy, okay. Dantan, quello non c'è più. Nel GDPR il responsabile è un fornitore che aiuta il titolare a fare un certo trattamento, paga i contributi, ok? Benissimo. Nelle realtà di una certa tipologia, quando si trattano dati particolari, quando si fanno trattamenti su vasta scala, e comunque in tutte le pubbliche amministrazioni, ci deve essere questo DPO. DPO sta per Data Protection Officer, che in italiano è stato tradotto con responsabile della protezione dei dati, che è uno ossimoro, perché se c'è una cosa che il DPO non è responsabile, okay? Cioè, non è lui. Responsabile della protezione dei dati va inteso in questo senso, il DPO è una figura di garanzia che affianca il titolare e sostanzialmente gli spiega cosa dice il GDPR e controlla che quello che il titolare decide di fare segua quei dettami. Okay? Il DPO è sostanzialmente il rappresentante del garante privacy, che adesso si chiama garante per la protezione dei dati personali, all'interno della singola organizzazione. Okay? È una figura di garanzia, nel senso che tu titolare fai una roba, io ti dico, no guarda, andrebbe fatta in quest'altra maniera, rifalla, non la faccio io, la devi fare tu che sei il titolare, e io ti dico che andrebbe fatta entro certi criteri. Benissimo. Non lo fai una volta, non lo fai due, non lo fai tre. Alla quarta, i casi sono due. O mi licenzio, mi dimetto, ok? La cosa viene segnalata al garante privacy che manda un'ispezione, ok? Oppure io da DPO in carica chiedo un intervento del garante. Questo naturalmente non succederà mai, ok? Perché è come spararsi sui piedi da solo. Però siccome Cannisch un FS, noi in Europa abbiamo portato, come dire, il nostro contributo da italiani, che consiste nel non sperare che qualcuno denunci il proprio datore di lavoro. Però, no, neanche fai la spia. Siccome il DPO è una funzione di garanzia, se il DPO si dimette, il garante viene a vedere perché si è dimesso. E vedrà, sì, no, non sarà sempre così, diciamo, non avverrà in automatico, però comunque una lucina da qualche parte si accende.
Ok? Quindi, dovendo uscire, il garante si accorgerebbe che una volta, due volte, tre volte ho detto al titolare, il DPO ha detto al titolare, di fare le cose in un modo diverso perché quello non andava bene e il titolare ha insistito a farle nel modo che voleva lui. E questo non va bene. Si prenderanno le misure del caso. Dov'era? Altre domande? DPO? Non DPO? Poi ci sono i DPO che ci sono ma nessuno li ha visti. Come... Sì, vengono pagati, a volte poco, a volte anche molto, e ci sono i casi in cui non sono mai stati visti. Sì. Sì. Per prima cosa, assolutamente. Per prima cosa, se c'è un DPO in un'organizzazione e il garante deve parlare con quell'organizzazione, azienda o ente pubblico, parla col DPO. Infatti i DPO sono registrati sul sito del garante con i loro contatti, il garante sa chi sono, ci sono degli incontri periodici per i DPO, funge da punto di contatto per le realtà dove i trattamenti dei dati sono delle cose un po' particolari. Sono gli esperti del caso, sì. Spiegano al garante come funziona l'organizzazione e spiegano all'organizzazione come funziona il GDPR. Ma non sono responsabili loro di quello che l'organizzazione decide di fare. Ok? Ma in un'azienda. Sì. Come li conserva questi dati? Cioè fa un file, tiene le... Quali dati? Se uno raccoglie i dati, cioè i dati che si raccolgono. Dipende da quali dati. Allora, in generale il GDPR non è prescrittivo come la 196, per cui non mi dice come devo conservare i dati. Okay? Mi dice che devo garantire delle misure di sicurezza appropriate alla tipologia di dati. Quindi, per certi dati può andare benissimo un cassetto anche non chiuso a chiave. Per altri dati ci vuole il cassetto chiuso a chiave. Ok? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non può arrivare uno dall'esterno a dire... Quando facciamo consulenza alle aziende o anche alle pubbliche amministrazioni, non è che arriviamo a dire a tutti quello che devono fare. Ci facciamo spiegare come vengono fatte le cose e poi cerchiamo di correggere eventuali cose che... per qualsiasi motivo, non vengono fatte ai sensi del GDPR. Okay? Ma non è che arriviamo e dettiamo legge a tutti, ci mancherebbe. Assolutamente sì. Va fatta. Ogni azienda vale per sé, cioè non è più il tempo della 196 che tu chiamavi la tua associazione di categoria e loro ti mandavano il fax, firma qui per la privacy che sei a posto. Non andava bene neanche allora, eh? Però se ne hai vista tanta. Si è vista tanta carta negli ultimi anni. Col GDPR la carta sta a zero. Perché il GDPR vuole per prima cosa la consapevolezza del titolare. Cioè, non c'è nessun obbligo di scrivere niente. Però se c'è un'ispezione e io chiedo a lei come va fatta la certa cosa nella sua azienda, lei me lo deve saper dire. Vale anche la tradizione orale, se funziona. Siccome non funziona... Occorre mettere in piedi? Comunque rivolgersi a un tecnico, tra virgolette, dove dice come tua azienda, cioè ti spiega come tua azienda deve organizzare la tua raccolta dati. Allora, lo ridico, queste cose già si dovrebbe averle fatte, perché veniamo da 22 anni... Sì, e li doveva tenere ai sensi della 196, che è durata 20 anni. Però magari... Ok? Diciamo che la 196 ci abbiamo un po' scherzato perché, vabbè, ci sta. Dal 25 maggio le cose diventano un po' più serie, okay? Per cui c'è meno obblighi di tenere traccia di chissà che, però c'è un forte obbligo di coscienza, presa di coscienza dell'azienda, dell'ente. Dice, ma noi che dati abbiamo? Certo.
Hai voglia? A momenti vado al ristorante, vado alla coppia, fanno firmare la raccolta. E questo è giusto, le assicuro. Avranno degli archivi. Certo. Assolutamente. Ogni azienda è libera di scegliere le proprie misure di sicurezza, le proprie modalità di trattamento. Okay? Il titolare è colui che sceglie i mezzi e le modalità. Io legge, io GDPR, non vengo a casa tua a dirti come devi fare il tuo lavoro. Tu decidi, sappi che i dati devono restare, devono essere protetti. Se non avete internamente le competenze, come per tutte le cose, dovete trovare qualcuno esterno che le abbia. Allo stesso modo in cui chiamate un caldaista se c'è un problema con la caldaia. Non è una cosa diversa. Okay? Per molte cose, come sempre in Italia, si tende a esagerare, no? Quindi si passa da un todos cavalleros a un non si può fare niente. Non è così, ok? Alcune cose richiedono eventualmente una firma, altre no. Lei si ricordi anche soltanto una cosa? Se lei sta firmando un contratto, per fare quello che c'è scritto nel contratto non serve nessun'altra firma che quella sul contratto, ok? Quindi, così. Io direi che abbiamo raggiunto. Grazie. Grazie mille. Io ho un commento per Walter e un commento per tutti voi. Il commento per Walter è: ho googolato il petrolio, i dati sono il nuovo petrolio, se lo si scrive in inglese sono più di 200.000 pagine. Non male. E voglio dire, dico questo perché diciamo tutto il discorso dell'industria estrattiva sono cose assolutamente arcinote, non abbiamo inventato nulla. Ho googolato, i dati sono nuovo amianto, non si trova, te lo voglio dire, quindi insomma puoi aprire un nuovo filone, la tua sfida è arrivare a 200.000 citazioni. Insomma, comunque diciamo è tutto un terreno. Un commento rapidissimo per voi, ho raccolto i dati ma non vi ho fatto firmare nulla, quindi li cancellerò immediatamente. La stragrande maggioranza delle domande che avete fatto riguardano i social. E anche questo è un dato, forse perché li conosciamo meno e quindi diciamo siamo più timorosi, no? Che non il rapporto con il pizzicagnolo sotto casa, piuttosto che la banca, piuttosto che i servizi offerti dal comune. Però insomma... con una piccola, come dire, invasione di campo su WhatsApp, diciamo, questo è quello che è emerso. Però prometto, cancello, perché non ho chiesto l'autorizzazione a mantenere il dato e quindi, diciamo, da qui a 10 minuti sarà tutto resettato. Va bene. Grazie a tutti per la vostra presenza e partecipazione. Arrivederci.